Domani alle 20.30 Chiavari la gara di ritorno dei quarti di finale playoff tra Virtus Entella e Pescara. I biancazzurri per accedere alle semifinali basterà non perdere. Due risultati su tre a disposizione per l'11 di Zeman. Il tecnico boemo dovrà rinunciare in difesa a Ivan Mesic e in attacco a Facundo Lescano, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo. In difesa tornerà il capitano Riccardo Brosco dal primo minuto, in attacco Gigi Cuppone favorito su Edoardo Vergani. Le parole del tecnico Zeman in conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli. Una bella sensazione, dobbiamo giocare un'altra partita, è importante perché quello che si è fatto non è più importante, ma quello che si farà è importante. Io penso che la squadra sta bene in questo momento e speriamo che sta bene non solo fisicamente, anche mentalmente. La voglia di passare è normale che c'è, poi bisogna vedere anche dagli avversari che ci permettono di fare. Io penso, ripeto, che Entella è una squadra che ha lottato per andare direttamente in B fino all'ultima giornata. Quindi è una squadra che sa quello che vuole. La situazione, al di là degli squalificati, tutti alla... A parte squalificati, sono tutti a disposizione, sì. Mister, buongiorno. È chiaro che qualche cambiamento forzato c'è stato già la partita precedente, mancava Brosco. Intanto in particolare come sta Brosco, se è pronto a tornare dal primo minuto e poi se al di là delle due squalifiche sono previsti qualche altri cambiamenti? Per me è previsto né niente, nel senso che è una partita che si gioca, io spero di indovinare i 11 iniziali e poi se c'è qualche problema di cambiare. Più tatticamente che fisicamente, penso che fisicamente stiamo meglio di loro e quindi si vedrà in partita. Ma poi la parola ci mancherebbe, sulla posizione di Palmiero, io non so se giocherà o no, ma se non dovesse giocare, oltre ad Aloy, può essere Mora un'altra alternativa? Ma voi già avete tutto scritto, tutto fatto, lo sapete, ci sono varie possibilità, poi io continuo a dire che la formazione la dico ai ragazzi prima della partita e quindi voglio che sono tutti presenti, partecipi. Ritorno al fatto della pressione che ha subito il Pescara quando l'Entella è venuta a prendere a uomo i nostri portatori di palla. È stato un demerito, diciamo, superabile nella gara di ritorno, mi spiego. Con degli accorgimenti il Pescara può superare quella situazione o è un difetto di fabbrica di questa squadra, un po' come disse lei sulle punizioni, sulle palle inattive che questa squadra risoffrirà sempre? Anche lì il problema è di smarcarsi, io dico che quando si ha la palla bisogna cercare di sfruttare spazi liberi, quando non si ha bisogna cercare di chiudere i spazi e noi non riusciamo a sfruttare quei spazi liberi, nel senso invece di aspettare che ci danno la palla sul piede non proporsi o non staccarsi a seconda situazione. Mister, il sintetico un fattore secondo lei può esserlo? Campo dell'Entella. Vabbè, noi non siamo abituati al sintetico da quando ce ne siamo andati da Poggio, ma l'anno scorso con Foggia noi ci allenavamo sempre sul sintetico, siamo usciti lo stesso. Non è problema di campo, magari lì secondo me si controlla meglio e si può giocare più semplice. Quando il Pescara è rimasto in 10, lei ha inserito poi Colai e Cuppone e si è preso i complimenti da parte di tutti perché il Pescara è stato, non dico dominante, ma comunque ha messo paura all'Entella anche con l'uomo in meno. È la mentalità che deve avere la squadra anche domani, nel senso guai a pensare possiamo pareggiare, aspettiamo l'Entella, il Pescara deve fare la partita come se avesse bisogno esclusivamente della vittoria? Per me Pescara deve fare la partita, poi è normale che dipende dall'avversario se ce la fa fare, ma
sarebbe troppo facile per noi. So che dobbiamo sudare, dobbiamo lottare per arrivare al risultato positivo. La settimana scorsa, e chiudo, aveva detto è ancora presto per parlare di B, dobbiamo lavorare e spero di arrivare più lontano possibile. Oggi, dopo la gara di andata, ci vede un po' di più nella Serie B? Noi stiamo lavorando per andare più lontano possibile, che vuol dire Serie B, ma ci sono anche avversari che voi non calcolate, io sento.